Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, scusate le inquadrature e le luci e soprattutto la situazione, non proprio il top, ma mi è appena arrivato, anzi mi sono appena arrivati due super pacchetti da Freshly e ho detto no, ci facciamo il video, anche perché io di Freshly non conosco tanti prodotti, ne ho provati alcuni e devo dire che mi sto trovando benissimo. Lo spray alla cheratina per i capelli per me è il miglior prodotto in assoluto. Li districa, li rinforza, è anche un tema protettore e non li sporca assolutamente. Quindi mi piace tantissimo, considerando che sono prodotti comunque di origine naturale, quindi cheratina completamente vegetale. Altro prodotto che mi sta piacendo e non credevo è il fondotinta. Anche se ho la pelle mista, un fondotinta cremoso per l'inverno è il top. Poi ho anche un codice sconto per voi, infatti trovate sempre nell'info box tutti i codici sconto attivi. In questo caso ci sono 10 euro di sconto, spesa minima 39, quindi andiamo a 29 con il codice che è qui nell'info box. A questo punto io metto in pausa perché devo capire cosa sta succedendo. Allora, visto che mi si sta smontando una mano a tenere su tutto, direi che iniziamo a guardare che prodotti ci sono. In teoria sono tutti prodotti adatti al mio tipo di pelle, quindi mista, tendente al grasso e con azione anti-età, sarebbe meglio. Allora, mi piace perché hanno completamente il packaging sempre in vetro oppure in plastica riciclabile. Ed altra cosa importante è sempre che vanno mescolati prima dell'uso perché sono tutti prodotti naturali. Allora, vediamo il primo prodotto. Questo è Exfoliant Rose Facial Cleanser con microgranuli di mandorla. Ah, è un detergente, eccolo qui, esfoliante, quotidiano. Ok, per rimuovere le impurità e promuovere la naturale radiosità. Quindi direi che è proprio adatto al mio tipo di pelle. E altra cosa che vedo qua, Rose Quartz Facial Cleanser con saponine ayurvediche, fiore di loto e olio di chia. Allora, questo l'ho già provato, se non sbaglio, mi è piaciuto per rimuovere i residui della detersione. Quindi non da solo, perché è un po' delicato, effettivamente è delicato. Ma dice anche di rispettare la barriera della pelle, ecco, è delicato, ma per andare a rimuovere il tutto, questo mi è piaciuto. Fanno poca schiuma, detergono bene. Allora, sono curiosa di provare questo esfoliante. Mettiamo qui perché inizia a essere un po' pesante la situazione. E noi andiamo a vedere questo, che è l'ultimo prodotto di questa scatola, Infinity Lash Mascara. Ecco, i prodotti make-up Instant Volume Mascara nero, eccolo qui, è in vetro anche questo, cioè ragazze, sono curiosa perché i prodotti make-up di questo marchio ne conosco davvero pochi ed ultimamente mi ha sorpreso. L'applicatore è questo, io direi che visto che sapete benissimo che io testo sempre mascara, questo lo metto subito sotto test. 99,9% di ingredienti, no, scusate, 99,6 ingredienti naturali. Infinity Lash promette di essere instant volume. Ok, andiamo a metterlo subito da testare e andiamo con la seconda scatola che sembra c'è anche il piano sotto. Partiamo da questi due sopra che sono più piccoli. Perfect Volumizing e Brown Gel volumizzante per le sopracciglia. Colore medio, ok, anche di questi sono sempre alla ricerca, scatola in vetro. Ha l'applicatore piccolino piccolino, perfetto per le sopracciglia, vediamo il colore, eh sì, mi sembra che sia giusto. Che dite? Medio, ok, penso che ci sia light, medium ed dark, quindi è abbastanza universale come colorazione. Vediamo soprattutto come si comporta.
E l'altro piccolino che vedo è... Ah, ok, Perfect Defining e Brown Gel, quindi un gel naturale fissante, e in questo caso dovrebbe essere trasparente. Quindi esatto, la confezione è molto simile, sempre in vetro, l'applicatore è sempre piccino, ma in questo caso dovrebbe essere trasparente. Ecco, io amo gli applicatori piccolini perché vanno a fissare, cioè, solo la parte della sopracciglia, e allo stesso tempo spero sempre che fissino senza incollare, perché quelli che incollano non mi fanno impazzire. In questo caso li proviamo. Intanto qui si asciugano e vediamo come si comportano. Per adesso non mi sembra che incollino. Altri tre prodotti, io di tutti questi dico boh, perché non li conosco e quindi dovremo scoprirli assieme. Vediamo con questo Sunrise Radiance Bronzing Serum, gocce luminose. Ok, allora, prima di aprirlo, vediamo un po' se dice qualcosa. Siero abbronzante di origine naturale, smaltimento testato, agitare prima dell'uso. Non dice niente e quindi andiamo a vederlo. Ah, ecco, di questo marchio conosco anche l'olio, quello luminoso con le pearlescenti dentro. Non mi fa impazzire perché è un olio e io non amo gli oli sulla pelle. Però fa un effetto abbronzatura immediato, che ovviamente si rimuove con l'acqua. Allora, questo credo che sia più o meno la stessa cosa, ma con per il viso. Il pack è questo. Andiamo a prendere un paio di gocce e vediamo come si comporta. Eccolo qui. Sì. Ha un effetto asciutto, cioè si vede dove l'ho applicato, ma è asciutto, non è a base d'olio. Se non è a base d'olio, mi sembra una grande scoperta, anche perché è davvero davvero poco 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 colorato. No, aloe, acqua, ecco perché è così. Penso che lo proverò, anche solo miscelato qualche goccia al fondotinta per un effetto più colorato. Interessante, in questo caso non lo sapevo, ma davvero interessante. Ecco, sono già soddisfatta, soddisfatta, più che soddisfatta e incuriosita. Ecco, andiamo avanti con questo Vitamin D Skin Booster. Booster 99,3% ingredienti naturali alla vitamina D. Io per il viso conosco la vitamina C, la vitamina D so a cosa serve, ma credevo. Allora, booster per aumentare i livelli di vitamina D nell'organismo. Aggiungi qualche goccia alla crema o al siero viso o corpo. Ed applica direttamente sulla pelle, evitare i contornocchi. Ok, scusate se leggevo così, ma scritta bianca su fondo giallo ho qualche leggero problema. Andiamo a vedere. Ok, e io tutti questi prodotti li apro anche perché li provo subito, quindi non vanno sicuramente male col PAO, sempre in vetro. Quindi qualche goccia. Dio, proprio giallo. È proprio giallo. Questo è molto oleoso, molto 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 molto. Va applicata una goccia alla crema, però se effettivamente funziona, la vitamina D come integratore è molto importante a livello della salute, ma anche a livello effettivamente nel periodo estivo. Con il sole siamo anche più radiose. La sparo così, però credo che abbia un senso. La sparo, ma credo che abbia un senso tutto questo. E andiamo con l'ultimo prodotto. Allora, Peony Limites e Lash Serum. Siero per ciglia? Ok, siero per lunghezza e
rinforza stronger delle ciglia. Ok, anche di questo sapete che io sono sempre alla ricerca dei sieri per ciglia e sopracciglia. Questo è fatto bello il colore della confezione, in vetro sempre, trasparente. Ah, a pennellino. Quindi rilascia il prodotto. Ok, lo preferivo magari con le setole, però è per le ciglia. Per le ciglia si fa a livello eyeliner e poi si massaggia. Io utilizzando anche per le sopracciglia preferivo a pennellino, però non è il suo scopo principale, quindi ci sta. Basta massaggiare un attimo ed è già asciutto, quindi non cola e non ha profumo. Allora, questi erano tutti i prodotti di Freshly che mi hanno inviato nel periodo. Fatemi sapere se ne conoscevate qualcuno ed se me ne consigliate altri, quali vi incuriosiscono maggiormente. Io vi dico subito, di quelli che non conosco, escludendo i gel perché li provo, ma sicuramente, e anche i mascara che metto subito sotto test. Quello che mi incuriosisce di più sono le gocce abbronzanti. Sono curiosa di vedere come si prestano da sole. Ovviamente non è un tanto abbronzante, quindi quando andiamo a lavarci queste vanno via. Però voglio vedere come si comportano da sole e anche con, ad esempio, il fondotinta o una crema colorata. Sono curiosa di saperlo. Anche il booster alla vitamina D, effettivamente. Tutti i prodotti che sì, sono curiosa di provare, ma adesso tanto. Il mascara lo inizio a provare direttamente domani, quindi vedremo subito. E niente, vi ricordo che c'è sconto, fatemi sapere tutto nell'info box, sperando che questo video un po' più veloce ed di spacchettamento vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!